giusto guardare i beni culturali e al patrimonio in quanto tale, perché ha un valore in sé, ma se noi spostiamo l'ottica e ci mettiamo nel contenitore, chiamiamolo così, delle politiche di sviluppo, bisogna lavorare diversamente, e perciò il bene culturale o il patrimonio culturale di uno Stato, di una regione, sono un volano per lo sviluppo, e per cui bisogna guardare a tutto tondo alla qualificazione delle risorse umane, ai sistemi di trasporto, e dunque non basta lavorare sulla ristrutturazione, sul restauro di un bene, ma bisogna lavorare sulle risorse umane qualificate, competenze, conoscenze linguistiche, modalità di attrarre i turisti. I tour operator hanno un ruolo, le compagnie aeree hanno un ruolo, la regione ha un ruolo, e tutto questo deve essere messo in modo sincronico in una regia che possa generare sviluppo. Il concetto di sviluppo sostenibile significa che se questo bene lo facciamo degradare, i nostri beni, il nostro patrimonio culturale, non ci sarà più sviluppo a venire. Il degrado di certi centri storici, le difficoltà di accesso di altri, la mancanza di un piano idrogeologico per Pompei, tutto questo è stato un handicap. Adesso questo, nella programmazione 14-20, utilizzo dei fondi di comunitari, integrato e mettendo insieme trasporti, ambiente, miglioramento della ricettività alberghiera e gestione del bene, cioè gestione del bene significa anche business plan, proprio piani manageriali, non faranno nient'altro che farci bene all'anima, perché sono delle bellezze, e creare posti di lavoro e mantenere posti di lavoro. Questa è la sfida. Possibile creare quelle sinergie di cui parlava prima l'assessore Angelo ai fondi europei, cioè quella presenza internazionale qui alla borsa che rilancia l'immagine della regione Campania a livello nazionale e internazionale, e ritorna, soprattutto ritorna per investire, ritorna per progettare, ritorna per portare l'esperienza della regione Campania nei loro paesi e portare i loro paesi nella regione Campania.